Ben ritrovati e buona serata a voi tutti che ci seguite in diretta sul programma 97 del Digitale Terrestre per i pugliesi, 884 per chi ci segue dalla Basilicata e anche agli amici del web, di Facebook, redazione Telemaig e coloro i quali seguono attraverso la pagina del Codacons Puglia e sul canale YouTube di Telemaig. SOS Codacons, filo diretto contro il Covid che questa sera presenta la quinta puntata, questo quinto incontro che ospita la sede di Giovinazzo, l'avvocato Mara Foglio, che presenterà insieme ai suoi graditi ospiti tutti quegli argomenti che riguardano il tema di stasera, ossia sostegno alle famiglie in era Covid. Grazie alla collaborazione del dottor Michele Sollecito, assessore alle politiche sociali ed educative del comune di Giovinazzo, e dal consulente del lavoro Francesco Rossiello. Ma i nostri ospiti che dalla prima puntata partecipano al programma sono coloro i quali hanno potuto intraprendere un percorso di questa iniziativa, di questo progetto del filo diretto contro il Covid, SOS Codacons, il presidente Antonio Scaglioti e Dario D'Urso, entrambi avvocati del Codacons, che ci accompagnano da un bel po' di giorni e di settimane. E questo significa che avranno sicuramente ricevuto le diverse segnalazioni, le diverse mail che si possono fare attraverso la posta elettronica o anche partecipare in diretta in studio al 351-931-9265 e quindi poter porre dei quesiti ai nostri graditi ospiti che ringrazio della pazienza e del tempo che ci dedicheranno stasera, così come ringrazio tutti coloro i quali sono sintonizzati con noi. Allora, Presidente Antonio Maria Scaglioti, mi sente Presidente? Un Sento tema benissimo, buonasera, importante, buonasera. un tema importante, perché parliamo di povertà, parliamo di numeri deludenti, scrive la Codacons di Roma in un comunicato di qualche giorno fa, perché dice ancora nessuna ripresa sul fronte dei consumi e quindi vede un aumento di una spesa per le famiglie? No, non lo vede. E questo è il problema. E quindi c'è una riduzione dell'1,2% su base trimestrale e questo potrebbe significare il non avere i soldini in tasca, l'aumento della povertà, un argomento che riguarda un po' più persone rispetto al passato. Insomma, il Covid ha aumentato il divario tra coloro i quali con un medio reddito riuscivano ad arrivare a fine mese e coloro i quali invece sono in fila alla Caritas e quindi si rivolgono agli sportelli dei singoli comuni. Si rivolgono agli enti per avere un sostegno. Presidente. Sì. Eh sì, Gino, hai fatto bene il riferimento, diciamo, a quella che è la situazione purtroppo attuale. Anche se ci sono i primi segnali di ripresa, purtroppo quello che si temeva si sta verificando. Anche se la ripresa c'è, anche se il governo è intervenuto con diversi provvedimenti a sostegno delle famiglie, purtroppo la crisi ancora incombe. La puntata di oggi è molto importante perché, ecco, si parla di sostegni alle famiglie, si parla di come è possibile accedere anche a questi sostegni, che molte volte non sono conosciuti o non sono conosciuti i metodi, le modalità per poter accedere. Quindi ringrazio, ecco, veramente di cuore Mara perché, diciamo, ha mostrato subito entusiasmo a questo argomento e si è resa disponibile a fare una puntata per dare delle utili indicazioni alle famiglie.
Ringrazio sicuramente l'assessore del Comune di Giovinazzo alle politiche sociali, il dottor Sollecito, per la sua disponibilità di intervenire, quindi in questa puntata in cui ci sarà un bel confronto, insomma, fra le associazioni e chi meglio dell'assessore al welfare può dare anche delle utili indicazioni su come potersi muovere. E anche il consulente, il dottor Rossiello, che si è reso anche lui disponibile a questo confronto. È un tema molto importante, come anche sono stati i temi delle precedenti puntate. Vogliamo essere presenti in questa situazione di crisi, in questa situazione che il Covid ha determinato, e stiamo cercando di fare il possibile. Ringrazio te, Gino, per la disponibilità ad accoglierci, quindi ad averci dato la possibilità con queste trasmissioni di poter, ecco, affrontare dei temi molto importanti e di interesse per i consumatori. Le sedi sono sempre operative, sono presenti più o meno sono circa 20 le sedi del Codacons presenti sul territorio. Grazie a queste trasmissioni abbiamo avuto molte chiamate che abbiamo sempre dirottato verso lo specialista del settore. Quindi spero, ecco, che sia di essere stati noi Codacons di aiuto a tutti i consumatori che hanno chiesto assistenza. Noi ci stiamo dando da fare, stiamo facendo il possibile. Voglio anche fare un piccolo accenno: stiamo per lanciare l'apertura, spero il prima possibile, aspettiamo un ok dal Codacons nazionale, uno sportello di ascolto, diciamo, con l'aiuto di una consulente familiare, che possa, ecco, quindi ascoltare anche tutte quelle situazioni, diciamo, di crisi che spesso si sono e si stanno determinando nei nuclei familiari, no? Quindi una consulenza, uno sportello di ascolto più che altro alle coppie o ai nuclei familiari che hanno avuto delle ripercussioni in questa situazione emergenziale. Lo sportello sarà attivo, credo, già dalla prossima settimana qui su Bari, quindi ci si potrà rivolgere semplicemente telefonando. Ecco, il primo approccio è un approccio sicuramente telefonico, quindi anche già questa consulente si è resa disponibile anche all'ascolto di queste persone. Dario D'Urso, degli argomenti che comunque la Codacons sta implementando in corso d'opera, perché man mano che si va avanti cambiano le norme, cambiano le indicazioni governative ma anche regionali, per cui la Codacons è attenta ad inserire nuovi argomenti, nuovi temi. Questo in particolare è stato voluto dalla sede di Giovinazzo. E allora, Dario D'Urso. Ciao Gino, ciao a tutti. Ringrazio anch'io Mara, perché l'argomento che ha scelto è un argomento di primario interesse. Io non voglio rubare tempo agli specialisti, anche all'assessore, non voglio rubare tempo a Mara, perché ho già avuto modo di parlare con loro, sono tanti gli argomenti da affrontare, tanti consigli, le informazioni pratiche da dare. Mi permetto solo di replicare brevemente a quello che hai detto semplicemente aggiungendo alle osservazioni del nostro Presidente nazionale, Carlo Rienzi, che in realtà la diminuzione, il decremento dei consumi è conseguenza naturale, fisiologica, oserei dire, ma in realtà è patologica, di una scelta governativa che mira appunto all'assistenzialismo e non al sistema. Cioè, politiche di questo genere, per quanto meritorie, perché mirano a tutelare le famiglie, producono come effetto il risparmio. Non a caso, se poi facciamo i confronti tra consumi e risparmio, vedremo che c'è un grandissimo squilibrio. Cioè, l'assistenzialismo, il finanziamento, la sovvenzione produce insicurezza, perché non c'è uno scenario di prospettiva e quindi non ci sono investimenti sul lavoro, sulle aziende, sull'impresa, e quindi una crescita sostanziale, reale, che poi determini nel tempo una crescita del PIL e una crescita dei consumi. C'è una sostanziale paura di fondo dei consumatori, che quindi recepiscono questi sovvenzionamenti ma li trattengono il più possibile. Non a caso l'Italia è forse il paese che ha registrato il maggior aumento di risparmi in quest'ultimo anno, tant'è che le banche hanno subito aggredito i conti correnti facendo una serie di iniziative. Mi vengono in mente due o tre banche che addirittura hanno applicato delle commissioni molto più alte sui conti correnti per coloro i quali non abbiano trattenuto delle giacenze di un certo tipo. Purtroppo lo scenario è questo. La sovvenzione, l'assistenzialismo aiuta nel breve tempo, nel breve periodo. Bisognerà vedere quali saranno gli effetti nel lungo periodo, considerando che poi i soldi che ci vengono dall'Europa prima o poi finiranno,
Allora, se politiche di questo genere serviranno a sostenere le famiglie in questa contingenza, in questo periodo congiunturale, e bisogna vedere l'indomani, domani, dopodomani, l'anno prossimo, cosa succederà quando, ci auguriamo, sarà finito il Covid e bisognerà riprendere, ripartire. Con queste premesse non so dove si ripartirà, in che modo si ripartirà. Dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo essere ottimisti. Queste trasmissioni servono a dare tutte le informazioni utili ai nostri telespettatori affinché questo ottimismo possa concretizzarsi con risposte da parte della pubblica amministrazione, e quindi la conoscenza degli argomenti è rilevante, e lo sa bene in particolare l'assessore Sollecito, che si occupa, se non ricordo male, anche di partecipazione, e per cui questa azione della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini diventa rilevantissima nel momento in cui non solo bisogna rispondere alle loro richieste, ma renderli partecipi di tutte le opportunità che gli si mettono a disposizione. Avvocato Mara Foglio, argomento importante, i ringraziamenti sono stati già fatti verso la sede di Giovinazzo per aver scelto questo tema. Perché Michele Sollecito, perché Francesco Rossiello? Di che cosa parleranno? Che cosa ci riferiranno? Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto i referenti Codacons, ringrazio la redazione di Telemaig e ringrazio Michele Sollecito e Francesco Rossiello, che hanno raccolto, diciamo così, il mio invito di aiutarci a dare delle informazioni un po' più tangibili a coloro che avranno il piacere questa sera di ascoltarci. Io ho scelto volutamente questa tematica perché la ritengo davvero meritevole di interesse, soprattutto perché, come giustamente diceva Dario, ci stiamo muovendo in un momento in cui farla da padrone è la paura, lo smarrimento. Purtroppo siamo stati, diciamo così, travolti da questo tsunami denominato Covid, che ci ha in un certo senso lasciato questo senso, ci ha lasciato e abbiamo ancora un senso di paura, ci ha imposto un distanziamento che sappiamo benissimo essere proprio innaturale all'essere umano. Quindi, al di là di tutto quello che può essere il profilo psicologico, che sicuramente viene leso nel suo modo più grande in questo momento, che lascerà un segno soprattutto nelle nuove generazioni, purtroppo quella che è la realtà è che il tessuto sociale a 360 gradi sta risentendo di questa crisi economica molto molto importante. Sicuramente decreti sostegni, leggi di bilancio che stanno cercando di spronare un po' l'economia, ma sappiamo benissimo che tutto è molto difficile, soprattutto in una materia che cambia giorno dopo giorno. Sappiamo benissimo che dal 26 maggio è operativo il decreto sostegni bis, in cui il Premier Draghi ha comunque, sempre nel solco tracciato dal primo decreto sostegni entrato in vigore a marzo, ha comunque continuato a dettare regole nuove che sicuramente ci aiuteranno, però non poi così tanto, perché siamo ancora in attesa dei decreti attuativi. Infatti dopo Francesco ci aiuterà a capire questo assegno unico che stiamo aspettando tutti e che partirà dal 1 luglio, e che purtroppo è ancora fermo perché ci saranno i decreti attuativi che ne determineranno ancora gli importi, quindi diciamo si brancola così nel buio. Sappiamo benissimo che quando Draghi ha presentato, cioè c'è stata la conferenza di presentazione del decreto sostegni bis, ha esordito proprio dicendo questo: 40 miliardi per il futuro, ma il vero sostegno è la riapertura, perché tutti questi meccanismi, questi benefit, chiamiamoli sostegni, chiamiamoli bonus, giustamente in questo momento servono soltanto a dare una boccata di ossigeno, però sappiamo benissimo che c'è una grandissima contrazione. Come dicevo, gli interventi che sono partiti già con la legge di bilancio 2021, che comunque continuano con il decreto sostegni 1 e bis, mirano a tutelare queste macro aree che sono sicuramente la tutela dell'impresa, la tutela delle famiglie, la tutela degli enti locali, perché anche gli enti locali a loro volta sono l'anello terminale di una catena che però è quello che interviene effettivamente ad aiutare poi le famiglie in difficoltà. Quindi questo fondo perduto destinato alle imprese, alle cosiddette partite IVA, che in un primo momento sono state contratte,
è intervenuto Draghi, che ha abolito finalmente i codici Ateco che avevano lasciato fuori una miriade di attività. Quindi già questo è un primo segnale importante, successivamente al fatto che comunque ha voluto tutelare ancora di più i cosiddetti lavoratori stagionali, quindi oltre alla tutela che si è voluta riservare comunque alle imprese con, diciamo, questo fondo di 11 miliardi di euro, al di là di questa tutela alle aziende, quindi diciamo la tutela che può essere il supporto nel pagamento delle forniture e quant'altro, anche il substrato, quindi anche l'indotto di questo momento critico, che sono i dipendenti, i lavoratori stagionali soprattutto, quella categoria che ha potuto beneficiare nell'immediato di un ulteriore bonus di 1.600 euro che si è aggiunto a quello già, diciamo, percepito a marzo, IMSS di 2.400 euro. Quindi questi lavoratori stagionali legati un po' al turismo, diciamo allo spettacolo. Quindi diciamo la materia partita IVA è la più importante, quindi chiedo gentilmente a Francesco se vorrà darci una mano, dire cosa fare per poter entrare a beneficiare di tutte queste situazioni qui, e soprattutto poi è importante capire come alla fine, in questo momento in cui sicuramente un encomio enorme va ai medici, va al personale infermieristico, sanitario e tutto quanto, quello che poi è il lavoro silenzioso svolto da noi associazioni, perché alla fine il volontariato fa tanto, perché quando la gente ha difficoltà a pagare la bolletta o ha difficoltà a pagare il canone di locazione, quindi quei momenti iniziali di una crisi che la famiglia inizia a vivere, si reca appunto all'associazione dei consumatori, chiede un aiuto, chiede come fare per chiedere un frazionamento, un piano di rateizzo per le fatture, si reca ai servizi sociali e quindi diciamo come i servizi sociali stanno intervenendo, perché sappiamo benissimo che un grande fondo diciamo per tutelare i comuni sicuramente è stato previsto, è stato ampliato e rinnovato, perché anche gli enti locali sappiamo benissimo che hanno subito una restrizione del loro gettito, perché la CARI purtroppo è diciamo quella tassa che comunque ha subito una decurtazione per venire incontro appunto alle società, alle imprese che non hanno più potuto regolarmente adempiere i loro doveri fiscali. Quindi questa contrazione ovviamente ha ridotto le finanze ai comuni, e per fortuna diciamo ci sono queste riproposizioni di fondi a tutela degli enti locali, perché poi a loro volta gli enti locali destinano queste somme per tutelare, diciamo, i volontari, nel caso della mia zona di appartenenza c'è il SER che ha svolto un notevole lavoro per dare supporto alle famiglie distribuendo i beni, distribuendo gli alimenti necessari a questi soggetti fragili che sono rimasti a un certo punto isolati in casa, e come diceva giustamente Antonio prima, le Caritas diocesane che sicuramente svolgono un lavoro, diciamo, di grande rilievo. Oltre al fatto che ci sarà un grande aiuto per la scuola, per i minori, che come dicevo inizialmente sono coloro che hanno più subito questo momento di difficoltà. Quindi diciamo vorrei a un certo punto invitare gli ospiti affinché ci diano questi dettagli utili, cercare di capire che cosa sta succedendo al reddito di cittadinanza, perché è stato rifinanziato per 1 miliardo. Questa è una notizia molto bella e importante, quindi ci fa capire che c'è voglia comunque di ripresa. È stato rinnovato il reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, quindi piccoli segnali che comunque ci fanno capire che una ripresa ci deve essere. Si è pensato ai giovani, a tutelare gli under 36, diciamo eliminando la tassa di registro per l'acquisto della prima casa. Quindi tutti questi bonus, il bonus diciamo che concede dei benefici per i lavori in campo edilizio oppure per l'acquisto di mobili, di beni di elettrodomestici, e tutte queste piccole iniziative che comunque per le famiglie possono essere un simbolo di intervento, di vicinanza da parte delle istituzioni centrali. Quindi diciamo porgo la parola a, non so, a Rossiello, se magari ci aiuta a capire un po' di più cosa succede nel mondo del lavoro soprattutto. Grazie. Bene Mara, e quindi consulente del lavoro Francesco Rossiello, dopo questo lancio diventa ancora più importante entrare nel merito e parlare di tutti quegli argomenti a cui faceva riferimento Mara. Diremo qualcosa anche della rottamazione delle cartelle esattoriali e questo appunto assegno unico universale il 1° luglio,
il primo luglio, sembra lontanissimo il primo luglio, il reddito di cittadinanza. Insomma, Francesco Rossiello, ci sono buone prospettive per i nostri utenti consumatori, per i nostri cittadini? Ci sono buone soluzioni? Attiviamo l'audio cortesemente, attiviamo l'audio. Ci sono quindi buone soluzioni? Possono essere ottimisti, insomma, possono sperare a soluzioni favorevoli, ottimali, efficaci? Prego. Lo Stato ha stanziato molti miliardi sia per le imprese che per i lavoratori. Adesso bisogna vedere come si utilizzano. Penso che nell'anno passato e anche quest'anno ci sia stato un errore di fondo da parte del legislatore. Cioè, per le imprese ha dato dei fondi, fondo perduto, ma non ha fermato i costi delle imprese. Quindi questo è stato un elemento fondamentale che ha portato un cortocircuito nelle imprese stesse. Se tu mi dai 2.000 euro di fondo perduto ma mi arriva la bolletta di 4.000 euro, non mi è servito niente. Se tu mi continui a far pagare gli F24, chiaramente quei pochi spiccioli non sono serviti a nulla. Quindi non hanno bloccato i costi e questo ha creato un cortocircuito nell'attività imprenditoriale per moltissime aziende. Non ha fermato le locazioni, ha dato dei credit d'imposta, ma in questo momento quando il credit d'imposta non mi è servito a dare liquidità, mi è servito a compensare dei debiti che avevo con l'Agenzia delle Entrate. Quindi questo è stato un errore di fondo che non si è ancora ad oggi messo una toppa su questo. Comunque questa è stata una mia opinione. Entrando nel merito, chiaramente... Francesco Rossiello, sarà una sua opinione, ma resta il fatto che l'F24 ogni 16 del mese diventano dei numeri, quindi più che un'opinione. Sono soldini che le aziende devono sborsare, ecco, un'opinione che si concretizza con il fatto che l'F24 va comunque compilato e dal conto corrente, se ci sono i soldi è bene, se non ci sono si va sempre più in rosso. Prego, chiedo scusa se l'ho interrotto, quindi un'opinione che è condivisa, non dico la maggior parte, non dico da quasi tutti, ma da tutti coloro i quali che a fine... mesi e gli arrivava la bolletta di 2.000 euro pure con non avendo nemmeno aperto il bar, quindi questo caso ha creato un disagio. Quindi non bloccare i costi è stato un errore gravissimo sia del governo precedente che di questo governo. Dare dei soldi a fondo perduto è stato un piccolissimo sollievo, ma non è servito a nulla, tanto che le imprese nessuno è soddisfatto di questo. È chiaro. È chiaro. Per quanto riguarda il blocco delle cartelle esattoriali, sì, è stato prorogato fino al 30 giugno. Sperando che possa essere ancora prorogato per qualche altro mese, ma l'errore anche di questo governo è stato dopo il blocco, che cosa non ha creato un'alternativa, cioè ad esempio creare la rottamazione 4, doveva entrare dal 2018 al 2020 e quindi cercare di dare sollievo alle aziende che ai privati. Ha fatto solamente un mini condono che per una piccolissima percentuale di cittadinanza che va dal 2010 al 2020, dal 2000 al 2010, per somme massimo 5.000 euro compresi di interessi e somme capitali. Quindi parliamo di una platea piccolissima e che sicuramente nessuno beneficerà di questa situazione perché erano già cartelle prescritte, quindi è stato solamente un equilibrio politico dare questo mini condono, ma alla fine non produrrà nessun vantaggio. Per nessuno. Mentre per quanto riguarda le rottamazioni precedenti, che si fermava al 2017, per coloro che non hanno pagato la rateizzazione, quelle del 2020 sono state prorogate tutte al 31 luglio 2021, mentre chi non ha pagato gli F24 per l'anno 2021 li deve pagare entro novembre 2021. Chiaramente tutti devono pagare in queste date, altrimenti perderanno il beneficio dell'agevolazione delle rottamazioni, che è molto importante perché venivano eliminati sia gli interessi che le sanzioni. Chiaramente dopo il 30 giugno 2021, quando verrà sbloccato il fermo delle cartelle esattoriali, delle notifiche e delle ingiunzioni, ci sarà piano piano un accompagnamento nell'emettere le cartelle, soprattutto coloro che hanno avuto una perdita superiore al 30%, Si sta ragionando proprio in questi giorni una rateizzazione almeno di 10 anni. Quindi l'elemento 30% di differenza di fatturato dal 2021 al 2020 e 2019 è un elemento portante per tutte le agevolazioni e fondi perduti anche per situazioni successive.
quello che lo Stato, quindi il 30% è la riduzione che un'impresa deve aver avuto per usufruire delle agevolazioni. E quindi mi collego al blocco dei licenziamenti, che è una questione molto importante proprio in discussione in questi giorni. Si era parlato prima del 28 agosto, ma anche qui gli equilibri politici hanno anticipato questo blocco dei licenziamenti. Quindi al 30 giugno finisce la proroga, può licenziare fino al 30 giugno. Anche qui è una situazione che verrà accompagnata, chiaramente ci saranno le case integrazioni che sono state prorogate per altre 28 settimane e si potranno utilizzare in maniera discontinua fino al 31 dicembre 2021, mentre in maniera continuativa fino ad ottobre 2021. Chiaramente questo qua non basta, perché è vero che dobbiamo tutelare i dipendenti, ma chiaramente se sblocchiamo le aziende, poi le aziende le dobbiamo salvare. E quindi bisogna andare sempre in parallelo, trovare sempre dei punti in comune, perché è vero che i dipendenti non vengono licenziati, ma sempre maturano la tredicesima, il TFR, e quindi sono sempre costi che vanno ad aggravare la situazione dell'azienda. Questo l'azienda, cioè il legislatore non pensa che nonostante l'azienda non faccia utili i licenziamenti, però continuano a maturare sempre i rati di tredicesima di TFR, quindi queste non sobbarca nessuno, anche le festività vengono sempre pagate dall'azienda e nessuno ne parla di questa situazione. E quindi è sempre un costo, sempre dei costi che vengono a sommare sempre le situazioni sempre peggiorative nei confronti dell'azienda stessa. L'assegno unico che è stato rilevato in precedenza, finalmente qualcuno ha messo mano a questa grande rivoluzione, perché si parla degli assegni familiari, gli assegni familiari venivano dati solamente ai lavoratori dipendenti. Non so perché una partita IVA che prendeva 5.000 euro, fatturava 5.000 euro e aveva tre figli a carico, non poteva percepire gli assegni familiari. Invece un dipendente che percepiva 40.000 euro percepiva gli assegni familiari. Quindi questa qua è stata, finalmente qualcuno ci ha messo mano, infatti si chiama assegno unico universale, perché prevede sia gli assegni familiari per le partite IVA che per i redditi di lavoro dipendente. Che cosa consiste sostanzialmente? Consiste una rimodulazione di rimodulazioni sia degli assegni familiari che delle detrazioni fiscali, e quindi verrà dato un unico assegno. Per le partite IVA verrà detratto direttamente dalla dichiarazione dei redditi, mentre gli assegni familiari, questo assegno unico, verrà dato sempre sulle buste paga, e quindi sempre il datore di lavoro dovrà anticipare e poi scalare verso il F24. Ad oggi le detrazioni fiscali per i figli, sia minori che maggiori, non c'è un'età, quindi un figlio anche trentenne può stare a carico del genitore e usufruisce degli sgravi fiscali. Con l'assegno unico invece ci fermiamo a 21 anni. A 21 anni, sia da un punto di vista degli assegni familiari, quindi da 18 anni per gli assegni familiari passiamo a 21. Le detrazioni si fermano a 21 e viene rimodulato tutto il sistema. Quindi con un assegno unico verranno eliminati tanti balzelli anche di detrazioni fiscali, che in questo momento sono tante più voci, ma alla fine pochissimi vantaggi nei confronti sia dei dipendenti ma soprattutto per le partite IVA. Quindi questo è un elemento che speriamo possa partire il 1 luglio, ma sicuramente non partirà il 1 luglio, speriamo dal 1 gennaio 2022. Non può partire il 1 luglio 2021 perché sono così tanti decreti attuativi che praticamente la Commissione Lavoro non ne ha messi mani a pochissime, quindi una concentrazione di decreti attuativi che sicuramente farà slittare l'entrata in vigore purtroppo di questa norma che da tanto tempo stavamo aspettando e che finalmente potrebbe partire, ma speriamo dall'anno prossimo. Per quanto riguarda invece la cassa integrazione, è stata ulteriormente prorogata per altre 28 settimane, quindi i dipendenti stessi possono stare un pochino tranquilli sperando che arrivino in tempi più celeri, perché ad oggi questo è stato un altro errore proprio legislativo, hanno sbagliato proprio il concetto di cassa integrazione. Inizialmente passando da regione a INPS e viceversa, per poi arrivare in tempi proprio ritardatissimi, e quindi ha provocato disagi sociali importanti, dove l'unico ente che era fra INPS e dipendenti e aziende era il consulente del lavoro, e quindi ci siamo dovuti disbrigare in pratiche proprio difficili, soprattutto a tenere calma la gente, cercando di farli arrivare nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, ripiloghiamo un attimo la misura, è praticamente per quelle persone che non superano un reddito di un ISEE di 9.360 euro.
era per una durata di 18 mesi, per quelli che avevano presentato la domanda nel 2018 è stata rifinanziata per altri 18 mesi e quindi questo ha portato notevoli benefici. Chiaramente doveva essere accompagnata da un processo lavorativo di inserimento lavoro che non c'è stato perché era impossibile, anche qui c'è stato un errore legislativo perché si è partito dal tetto ma non si è partito dalle fondamenta, non c'è stata una rimodulazione degli uffici di collocamento, un sistema di rete, di interconnessione fra le varie regioni, quindi una persona di Bari che vuole trovare un lavoro in Emilia Romagna si deve spostare in Emilia Romagna, non c'è un sistema, quindi il fatto delle tre possibilità di lavoro era una buttata politica, ma sicuramente non, sapevano già che questa qua sarebbe stata un non successo, perché non, queste cose si fanno dalle basi, non dall'alto. Si è voluto dare un reddito alle persone, giustamente, ma chiaramente anche qui sbagliando, perché non mandando la documentazione all'INPS con dei modelli sì molto complicati. Questa situazione andava gestita dagli enti locali, perché l'ente locale vede la persona che in quel momento utilizza il reddito di cittadinanza, che può essere il vigile, che può essere l'assessore, che può essere qualsiasi persona, e lo ferma immediatamente. L'INPS cosa ne sa di quella persona che il reddito produce? Ecco perché ci sono state tante ingiustizie, perché bastava mandare una documentazione all'INPS che loro producevano questo reddito di cittadinanza e quindi tutti adesso si sono fermati. E ha creato un cortocircuito da un punto di vista lavorativo, perché c'è una mancanza di manodopera, soprattutto le più basse qualifiche, che sta producendo la non apertura di molte imprese perché non c'è manodopera. Quindi lavapiatti, i camerieri, quelli delle pulizie, preferiscono prendere un reddito di cittadinanza che è molto alto, di 800-900 euro al mese, e non andare a fare questi lavori, anche saltuari, perché chiaramente perderebbero questo diritto. Anche questa è una mia opinione, ma sicuramente stando nel campo le vediamo tutti i giorni, dove noi chiamiamo le persone per andare a lavorare e loro dicono non andiamo a lavorare perché abbiamo il reddito di cittadinanza. Questo è un fatto. Quindi per quanto riguarda l'usufruire del reddito di cittadinanza, parliamo di un ISEE non superiore a 9.360 euro e un patrimonio immobiliare di 30.000 euro, quello mobiliare invece non deve superare i 6.000 euro. Naturalmente la decadenza del reddito di cittadinanza avviene nel momento in cui il centro d'impiego chiama colui che percepisce il reddito di cittadinanza e chiaramente non partecipa ai corsi di formazione oppure rinuncia ad un posto di lavoro. Insieme al reddito di cittadinanza è stato anche emesso un reddito di emergenza, come si diceva poc'anzi, è stato rifinanziato, quindi parliamo da giugno a settembre 2021 e la domanda va presentata entro il 31 luglio. Vado un minimo di 400-800 o 840 euro se ci sono disabili all'interno della famiglia. Mentre per il reddito di emergenza da marzo a maggio la domanda scadeva il 31 maggio, ma i patronati possono inviarla entro il 15 giugno. Quindi abbiamo ancora 4 giorni di tempo per inviare la domanda per il trimestre precedente. Per quanto riguarda invece il sostegno alle partite IVA, con il sostegno bis sono stati emessi anche sul piatto diversi miliardi. Parlando sempre della differenza di fatturato del 30% fra il 2021 e il 2020, nell'ultimo decreto bis è stato diviso in due parti questo finanziamento alle partite IVA. Si parla oggi, tra qualche settimana avranno una prima parte in riferimento alla perdita di fatturato, invece a fine anno in riferimento agli utili e alle perdite che avranno avuto nel secondo semestre verranno rifinanziati dalle perdite che le aziende avranno avuto, speriamo di no, e quindi ci saranno dei calcoli maggiori che l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare, tanto che devono aspettare la dichiarazione dei redditi che andrà inviata entro settembre 2021. In riferimento a questi parametri verranno erogate e suddivise i 4 miliardi ultimi che sono stati dati alle imprese. Questo è il quadro più o meno delle cose più urgenti che il governo sta facendo. Chiaramente il maggior sostegno è la riapertura dell'impresa, vanno riaperte con sicurezza sicuramente, ma vanno riaperte, vanno riequilibrati, anche oggi queste polemiche, 4 persone, 5 persone al tavolo. Adesso siamo consapevoli di dover convivere con questo virus, ma vanno riaperte, e quindi perché tutti dobbiamo avere la possibilità di lavorare, comprese anche le piscine che in questo momento sono ancora chiuse, di dare la possibilità anche alle discoteche, non dico al 100%, ma almeno loro, perché ci sono stati investimenti enormi e questo nessuno li ripaga, con la moderazione però
dare uno sguardo particolare alle imprese che stanno veramente al limite. Una decontribuzione sulle assunzioni, invece di dare sempre questi sovvenzionamenti, lavoriamo sulle imprese. La decontribuzione sulle assunzioni è una cosa fondamentale. Oggi su 1000 euro che diamo al dipendente, diamo 1000 euro allo Stato. Questo è un dato di fatto oggettivo. Quindi se noi dobbiamo pagare l'INPS il 45% più la tassazione IRPEF, l'F24, io mi vergogno molte volte a chiamare i miei clienti perché sono solo dipendente, vado a pagare 1000 euro di F24. È una cosa assurda. Poi mi danno delle agevolazioni per un certo periodo di tempo, ma quando finiscono mi trovo proprio nel baratro. Quindi perché i contributi sono altissimi, quasi ingiustificabili per quello che poi lo Stato ci dà. Quindi queste sono le mie opinioni, stando sul campo, vedendo tutti i giorni centinaia di aziende con tante diversificazioni di settori, quindi io mi occupo sia dell'edilizia che nel commercio, e quindi questo mi fa dire quello che ho detto, cioè praticamente dobbiamo aiutare e sostenere le imprese, prima di tutto, chiaramente non lasciando nemmeno i dipendenti, mai dipendenti, e coloro che soffrono dobbiamo aiutarli. Ma questo reddito di cittadinanza sta aiutando tutti e molti non dovrebbero percepire questo reddito e sta producendo un cortocircuito fra imprese e coloro che adesso vogliono trovare lavoro, perché pochissimi stanno rinunciando al reddito pur di lavorare. Questo è il mio intervento, se avete domande sono a disposizione. Grazie mille. Grazie Francesco Rossiello, sintetico, efficace, si è posto le domande e si è dato anche le risposte e naturalmente dice ora tocca a voi, rispetto a quello che ho detto, fare ulteriori quesiti. Vi sono dei dubbi? Chiedete e vi risponderemo. Ma prima di ricevere magari le vostre osservazioni, le vostre domande, anche degli altri graditi ospiti, vorrei passare subito al dottor Michele Sollecito, a colui il quale, rappresentando questa sera le istituzioni e quindi l'assessorato alle politiche sociali e politiche educative del Comune di Giovinazzo, sono le istituzioni che sono diciamo in campo e ricevono le diverse sollecitazioni. Tutti coloro i quali si trovano in difficoltà si rivolgono ai servizi sociali, si rivolgono al comune e quindi immagino quante sollecitazioni, quante richieste, quanti disagi devono ascoltare e quindi ancor di più le istituzioni devono essere responsabili e centellinare il singolo centesimo, oserei dire. Voglio ricordarvi, prima di parlare la parola, di passare la parola al dottor Michele Sollecito, che questo programma SOS Codacons va in onda in diretta, ma sarà poi ritrasmesso in differita martedì 8 giugno alle ore 16, venerdì 11 giugno alle ore 13:05, domenica 13 giugno alle ore 18, lunedì 14 giugno alle ore 22 e anche quando andrà in onda in replica potrete fare le vostre osservazioni, inviare le vostre mail e i vostri messaggi. Poi il Codacons Puglia provvederà a rispondervi. Allora, dottor Michele Sollecito, questo aumento della povertà a causa della pandemia, cosa ci può dire sull'argomento, quali soluzioni di aiuto sono in cantiere, cosa fa un comune, cosa può fare nel momento in cui, come diceva l'avvocato Marafoglio, ci si trova nella necessità di pagare una bolletta e poi questi fornitori di servizi, di energia elettrica, metano, eccetera, eccetera, e in alcuni casi staccano anche, c'è il distacco. E ci sono quelle famiglie che restano senza energia elettrica, senza riscaldamento, non possono fare una doccia con l'acqua calda, insomma. È una situazione di disagio grave per questi beni di necessità essenziali, come può essere il metano, come può essere l'energia elettrica. Assessore, ci dica. Devi attivare l'audio, dottor Sollecito. Grazie. Sì, ho attivato. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità, grazie per questo invito. Allora, generalmente le misure di intervento per aiutare le famiglie per l'emergenza Covid, non tutte, ecco, chiariamo questo aspetto, non tutte passano dal comune. Ecco, molte misure sono erogate in via diretta dallo Stato o tramite altre agenzie, pensiamo al bonus vacanze, il bonus mobilità, l'assegno unico, ecco, sono tutti aiuti che non passano dal comune. Il comune è stato coinvolto per la prima volta, diciamo,
durante l'emergenza per la questione del bonus alimentari. E di lì è stato poi, diciamo, una, come dire, c'è stato un coinvolgimento crescente dell'ANCI, quindi di tutti i sindaci e i comuni, nella partecipazione poi delle future scelte del governo, ecco, su come erogare gli aiuti e su chi. Quindi diciamo, partiamo da questo presupposto che il comune è stato coinvolto in primis per la distribuzione dei buoni spesa. E ogni comune ha fatto i propri bandi, per il momento abbiamo ricevuto risorse per ben due volte per fare consegne, assegnazioni di buoni spesa e probabilmente si prevede di avere risorse per un altro nuovo bando. Comuni come il nostro addirittura hanno fatto più bandi perché diciamo, non sono riusciti con un solo bando a esaurire le risorse a disposizione, quindi si è dato modo ad alcune famiglie di partecipare a più di un bando. Quindi bonus spesa è nato come aiuto proprio concreto nella fase più calda dell'emergenza per le famiglie che avevano difficoltà economiche, in primis quelli serviti, secondo le linee guida, quelli seguiti già dai servizi sociali, quindi già prive di lavoro, in difficoltà economica. Poi c'era il bono, era destinato anche a tutti coloro che avevano cessato la propria attività o sospeso la propria attività e quindi erano in difficoltà economica. Quindi diciamo, possiamo tranquillamente asserire che questa misura comunque non ha riguardato una platea storica di persone aiutate dallo Stato o dai comuni, ma ha riguardato una platea nuova di persone, anche partite IVA, che insomma si sono ritrovate in difficoltà, hanno usufruito di questo aiuto da parte del governo. Poi ogni comune ha messo dei paletti più o meno simili, chi più chi meno, ma fondamentalmente l'aiuto è stato destinato a coloro che hanno potuto dimostrare in quel momento preciso di avere una sospensione, una difficoltà sulla propria attività e quindi una situazione economica di difficoltà legata comunque all'emergenza Covid. Il secondo aiuto che abbiamo erogato come comuni, e questo ci ha fatto molto molto piacere, è stato, diciamo, è stata la distribuzione di fondi per i famosi centri estivi. Noi ci teniamo a queste misure perché in realtà questa emergenza non è solo un'emergenza legata al lavoro, ma è anche un'emergenza che riguarda i minori, che riguarda anche le ferite educative che questa quarantena prolungata ha prodotto sui minori. E la misura dei centri estivi l'abbiamo salutata con favore perché durante l'estate scorsa, 2020, abbiamo potuto dare opportunità a molti minori di riguadagnare le attività che avevano perso gli ultimi 3 mesi di scuola e quindi riguadagnare la socializzazione, il gioco, lo stare insieme e anche la disciplina, diciamo, nello stare insieme e nell'educarsi e nell'educazione verso, diciamo, le attività che erano, diciamo, impartite presso i centri estivi. Questa misura verrà ripetuta anche per l'estate 2021 perché è stata compresa nell'ultimo decreto sostegni bis. L'altro aiuto che abbiamo erogato come comune è stato un aiuto sulle bollette della Tari, che è la tassa più odiata, direi, ed è anche la tassa che in realtà non è una vera e propria tassa, ma in realtà è un contributo, cioè un tributo che copre l'intero costo del servizio, quindi è un tributo che si paga in modo diverso su ogni comune. Ecco, ogni comune ha un servizio diverso, ha un sistema di smaltimento diverso e quindi ogni comune ha un costo di gestione diverso che deve coprire interamente con la Tari. Capite bene che era impossibile far pagare la Tari diciamo in modo normale, soprattutto a quelle attività che pensiamo ai ristoratori, avevano chiuso le loro attività per via del Covid, i ristoratori, bar e così via. Barbieri, certo. Tutte le attività. Centri estetici, quindi, ce ne sono tanti, sì. Esatto, quindi c'è stata una rimodulazione di questa tassa e tramite appunto ogni comune, tramite l'organo consigliare, ha deliberato quelle agevolazioni, ecco, destinate in primis a coloro che avevano avuto le attività chiuse per decreto e quindi tutti i codici Ateco che erano ricompresi nel decreto. Ma noi siamo andati oltre, tutti i comuni sono andati oltre, hanno previsto agevolazioni sulla Tari anche per le famiglie tramite appositi bandi. Noi ne abbiamo fatti due, uno è un esonero totale della Tari per coloro che hanno un ISEE sotto i 3.000 euro e un altro bando era legato proprio all'emergenza Covid destinato a quelle famiglie che hanno avuto difficoltà economiche molto gravi e quindi c'era un'agevolazione
dal 25%, quindi in sostanza c'era un'agevolazione molto importante per venire incontro sulla quarta rata della tassa Tari. Queste erano, diciamo, le tre misure principali. Dopodiché la Regione Puglia ha erogato dei fondi specifici, cioè fondi proprio dedicati a questa emergenza ai comuni, ha fatto due erogazioni diverse in tempi diversi e noi abbiamo utilizzato questi fondi per l'altra grave emergenza che riguardava le famiglie, che non era solo quella alimentare, ma era soprattutto quella legata al pagamento delle utenze, quindi le bollette, e a pagamento dell'affitto. Queste erano le due emergenze più gravi. Cioè, in sostanza, le tre emergenze più gravi che hanno colpito la fascia più fragile della popolazione era cibo, bollette e affitto. E quindi con questi soldi che la Regione ha destinato ai comuni abbiamo fatto un bando bonus utenze e affitti, l'abbiamo chiamato così, e abbiamo dato una mano alle famiglie a pagare alcune bollette per le famiglie che erano in case di proprietà e abbiamo dato una mano alle famiglie a pagare l'affitto per le famiglie che erano in locazione. Ecco. E questo è stato un altro aiuto. Dopodiché c'è stata la parte anche più, come devo dire, che ha funzionato meglio dell'emergenza dal punto di vista proprio della comunità, c'è stata la parte di aiuto spontaneo, diretto, sincero, da parte del volontariato, delle famiglie, delle associazioni, che hanno messo a disposizione beni alimentari o buoni spesa a disposizione del comune, e il comune tramite i servizi sociali ha ridistribuito questi aiuti, oltre gli aiuti appunto istituzionari. E devo dire la verità, noi abbiamo tirato su un progetto che si chiamava Giovinazzo Solidale, ma bene o male molti comuni hanno fatto iniziative simili e abbiamo ridistribuito e continuiamo a ridistribuire ancora oggi beni alimentari che vengono lasciati anche nei carrelli della spesa solidale, donazioni che riceviamo dal banco alimentare, donazioni che riceviamo anche dalla Coldiretti, molto attiva da questo punto di vista, e ridistribuiamo questi beni o anche questi buoni spesa lasciati dai supermercati o dagli esercizi, perché c'è stato un bel gioco di squadra. Gli esercizi hanno capito che una consistente dote economica era ricaduta sui supermercati, sugli esercizi, grazie a questi buoni spesa del governo, e loro hanno ridistribuito il 10% in nuovi buoni spesa, aiutando, diciamo, con questo gesto di solidarietà, aiutando diciamo, sempre la parte più esposta della popolazione. Questi sono gli aiuti del comune. Dopodiché, come servizi sociali, è ovvio che facciamo front office per tutte le richieste, dalla A alla Z, dal reddito di cittadinanza al reddito di emergenza, fino ad arrivare al reddito di dignità e così via. E possiamo garantire, insomma, che effettivamente la situazione è molto molto difficile per un aspetto che in parte anche sottolineato Rossiello, e cioè noi siamo molto preoccupati perché questi aiuti sono a tempo, anche il reddito di cittadinanza che sta, come dire, sta creando un po' di difficoltà per la, diciamo, per ricercare un po' di manodopera, ma anche il reddito di cittadinanza comunque giungerà a termine, perché è una misura a termine, e noi come operatori dei servizi sociali siamo molto molto preoccupati perché questa misura di sostegno al reddito non è che si può far sparire dall'oggi al domani. Diciamo che è l'esatto contrario di quello che si dovrebbe fare come servizi sociali. Come servizi sociali bisogna responsabilizzare gli utenti, renderli autonomi. Il reddito di cittadinanza venendo a, come devo dire, diciamo, è venuto a mancare nella sua parte di inclusione lavorativa. Ha funzionato bene come sostegno al reddito e per carità ce n'era pure bisogno, perché i comuni erano davvero in grande difficoltà, ma è venuta a mancare la parte di inclusione lavorativa. Ora, al termine di questa misura, che era 18 più 18, diciamo al famosissimo 37esimo mese, che succede? Io penso che sicuramente il governo interverrà, perché è davvero dura togliere la misura di sostegno al reddito per tutte queste famiglie, che quantomeno nella parte più sincera, ecco, diciamo, della platea, comunque erano esposte a forte deprivazione materiale, quindi comunque stiamo parlando di famiglie in grande difficoltà. Certo, c'è una parte invece che piuttosto che responsabilizzarsi, ecco, rifiuta anche offerte di lavoro, sebbene saltuarie, e quindi, come dire, al 37esimo mese penso che reagirà male. Ecco,
la metto così. Insomma, le misure in campo sociale, ecco, vengono messe, diciamo, vanno bene se aiutano a responsabilizzare, a rendere autonomo l'assistito. Se invece addormentano o, come dire, rendono schiavo della misura l'assistito, non sono più misure di servizi sociali. Ecco. Ciò nonostante, tengo a sottolineare però che il sostegno al reddito ai nuclei più esposti andava fatto. Era un provvedimento che l'Italia doveva fare. La prima legge sulla povertà, io lo dico sempre, avviata in 2016, è sacrosanta, perché c'era una parte di popolazione proprio esposta alla deprivazione materiale, quindi proprio non poteva nemmeno accedere ai generi alimentari o a pagarsi le bollette. Quindi quel sostegno al reddito è da salvare per quella parte proprio più esposta dalla popolazione. Dopodiché va ripensata la parte invece relativa all'inclusione lavorativa, altrimenti ecco, non avremo una misura funzionante, cioè funzionale al 100%. Altri interventi noi li abbiamo fatti sempre in campo educativo, dedicati ai minori, ma con risorse di bilancio comunale. Torno a dire, perché sono, i minori hanno subito buona parte di questa emergenza e quindi li stiamo facendo recuperare attività laboratoriali, musica, sport, teatro, lettura, ecco, diciamo, perché tramite queste attività tornano a socializzare con i propri amici. Dopodiché io per ora mi fermo, se avete domande, insomma. Ha detto bene, Assessore, ha detto bene, gioco di squadra, giovinazzo solidale, quindi la solidarietà si è caratterizzata in ogni comune, questo è il bello della nostra Italia, che infatti ha a disposizione il volontariato, le tante associazioni, questo mondo invisibile che al momento giusto esce allo scoperto e dà una mano per contrastare qualsiasi disagio, e questo è il vero cuore di noi italiani. Fare squadra è importantissimo, certo, è rilevantissimo, ma per quanto riguarda i minori, io vorrei, questo è un aspetto importantissimo, perché è vero che dobbiamo fare attenzione alla bomba sociale che riguarda a 360 gradi tutti i cittadini, ma resta il fatto che i minori si sono rinchiusi in loro stessi, quasi a non voler più uscire di casa, e quindi quello che deve fare appunto un'istituzione è stimolarli a ritornare a socializzare, non aver paura dell'altro essere umano. Bene quindi i progetti che hanno portato a finanziare quei percorsi esterni al proprio habitat familiare. Presidente Scagliotti, come le altre, ottima puntata anche questa, e quindi ringraziamo l'avvocato Foglio per aver scelto degli ottimi ospiti, e quindi ora qualche domanda ce l'aspettiamo dal Presidente e da Dario D'Urso, che non possono solamente fare il Presidente e il Coordinatore. Devono anche, rispetto a quelle richieste, sollecitazioni che ricevono via mail o incontrando le persone per strada, a distanza, con la mascherina, con tutte le precauzioni, che devono porre all'attenzione di noi tutti. Questo spazio è riservato ai nostri telespettatori, perché dobbiamo rispondere alle domande che si fa all'amico della porta accanto. Per le domande più difficili lasciamo le televisioni nazionali, la Kodakons nazionale. Scendiamo un po' più terra a terra, all'amico del bar, all'amico che incontriamo al mercato, all'amico che ci viene a trovare nella sede perché dice ho questo problema. Scagliotti. Sì, sì, allora innanzitutto mi fa piacere, ecco, essere stato presente oggi fino alla fine, sarò presente fino alla fine, e di aver ascoltato, diciamo, tutti quei mezzi, quei sostegni che, diciamo, lo Stato, i comuni hanno approntato, conoscendo anche, ho apprezzato molto, diciamo, l'intervento del dottor Rossiello, le criticità, no? Molte volte di tanti mezzi che vengono predisposti. È chiaro che si sta cercando di fare il possibile, su questo secondo me non lo dobbiamo mai mettere in dubbio, però ecco, io visto che è presente l'assessore al welfare, io ritorno un po' su quello che avevo detto anche all'inizio, cioè sì, ecco, si sta facendo molto per quanto riguarda
tutti i problemi delle imprese, delle aziende, dei privati, eccetera, da un punto di vista, ecco, di crisi, no? La crisi economica, la perdita del lavoro, la messa in cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti, cioè, però comunque tutto, e tutti ne siamo consapevoli, ha determinato una grave crisi economica, questo è fuori di dubbio, no? Adesso cominciamo a vedere tante situazioni critiche, no? Anche con le riaperture si pongono tutta un'altra serie di problematiche. Però ecco, si è parlato della crisi educativa, ecco, questo è secondo me un aspetto molto importante, no? I giovani, i ragazzi, i bambini che comunque hanno vissuto un anno e mezzo in situazioni veramente particolari, no? La crisi non soltanto economica, ma anche la difficoltà di socializzare, no? Il problema anche di stare in casa, la didattica a distanza, tutte queste situazioni che comunque hanno creato anche dei problemi, no? Allora torno anche su quello che, ripeto, avevo detto un po' all'inizio, cioè tutta questa situazione ha determinato anche un disagio sociale, un disagio molte volte, diciamocelo, anche mentale, perché capita sempre più spesso, anche a me è capitato un paio di volte in questa settimana, no? Di assistere a situazioni in cui, oltre al disagio economico, cioè, assistiamo al fatto che molte persone vivono anche un disagio mentale, cioè anche i ragazzi, no? Vediamo che è emerso nella discussione, i ragazzi che si chiudono in sé, però anche le famiglie stanno vivendo delle situazioni di crisi, di disagio, che richiede un'assistenza non soltanto economica, ma anche un'assistenza di altro tipo. Per questo, ecco, il progetto a cui, ripeto, crediamo molto, quello di avviare questo sportello di ascolto, no? Perché pensiamo che ritrovare uno stato di salute, di benessere, è fondamentale anche per arrivare a un superamento della crisi economica. Oddio, tutte le provvidenze, eccetera, con i loro limiti, sì, possono la Caritas, gli interventi anche della nostra associazione, di tutte le associazioni che sono scese in campo con il volontariato, è chiaro che si sta facendo molto, però ecco, io penso che si stia facendo un po' troppo poco da un punto di vista dell'assistenza a questo profilo, a questo disagio sociale, mentale, fisico, che comunque le famiglie con figli, eccetera, stanno vivendo e che purtroppo dovranno affrontare, dovranno cercare anche di superare. Allora ecco, chiedo all'assessore, i comuni si stanno attivando anche per favorire questa ripresa di uno stato di salute, di benessere ottimale, che possa permettere poi alle famiglie, ai nuclei familiari, di uscire dalla crisi, che non è soltanto una crisi economica, ma che ha prodotto anche altri tipi di problematiche, no? Si parla spesso, si leggono diversi articoli, anche la depressione sui giovani, ma non è soltanto una depressione sui giovani, anche la depressione sui lavoratori, che si è trovato in una situazione all'improvviso particolare che non gli ha permesso più di portare avanti quel tenore di vita che portava avanti. E quindi questo ha inciso, io credo, moltissimo, e purtroppo di questo dovremmo farne i conti nel tempo a venire. Allora è importante anche su quello prevedere dei rimedi, delle soluzioni, approntare delle strutture che possano aiutare queste persone in difficoltà anche a superare quest'altro tipo di crisi. Assessore, prego. Sì, certo, è un tema molto importante. Beh, va da sé che a un primo livello, quello più semplice, che è l'ascolto, tutti i comuni hanno all'interno dei loro piani sociali di zona, hanno i centri di ascolto per le famiglie, dove proprio c'è una funzione dedicata all'ascolto dei problemi familiari e quindi anche quelli problemi che sono nati in virtù di questa crisi economica dovuta al Covid. Dopodiché, quando poi si parla di salute vera e propria, dove c'è proprio una, non dico una diagnosi già fatta, ma comunque c'è il segnale di qualche disturbo più profondo che non è quello sociale, e allora bisogna rivolgersi alle strutture della ASL che sono già sul territorio e che fondamentalmente hanno raddoppiato il loro lavoro, perché sì, ci sono già i centri di salute mentale, sì, o comunque i servizi per le dipendenze, per chi magari ha malaguratamente prodotto o alimentato in sé una dipendenza. Ci sono già, sono strutture che effettivamente stanno solo lavorando più del previsto, proprio perché questa crisi ha impattato anche sullo stato di salute. Dopodiché, torno a dire, a un primo livello tutti i piani sociali di zona prevedono centri di ascolto per le famiglie, per i genitori, percorsi di socializzazione, percorsi aiuto psicopedagogico, psicologico, sportelli, abbiamo anche sportelli in comune. Ecco, questo primo livello è già operativo ed è previsto proprio dai nostri piani di zona, quindi
va bene così. Dopodiché bisogna avere anche il coraggio di riconoscere quando i segnali non ci parlano più di un disturbo sociale, ma di un disturbo di salute, allora bisogna recarsi nelle strutture della ASL. Ecco. Assessore, chiedo scusa, Presidente, prima di dare la parola agli altri ospiti, chiedo scusa, abbiamo parlato di Tari e ci sono queste ARO, poi abbiamo parlato di piani di zona e ci sono questi distretti sociosanitari. Assessore, secondo la sua esperienza, ecco, non me ne voglia se le faccio una domanda prettamente politica, ma forse il messaggio del Covid non è stato che il comune deve essere più vicino ai propri cittadini e che ogni comune ha delle esigenze diverse dall'altro, dalla porta accanto, e quindi questo fatto di avere, insomma, si va troppo sull'internazionale e sul nazionale e poi ci ritroviamo magari gente che ha perso il lavoro e magari un bando del comune a cui parteciperanno a multinazionale, come è successo per i rifiuti, e che chissà chi saranno i lavoratori poi un domani. Ecco, anche questo aspetto va valutato o secondo lei non ha motivo di essere oggetto di riflessioni, di approfondimenti? Oddio, è un indirizzo che ormai pervade tutti gli ambiti da anni, da decenni, quindi non credo si possa tornare indietro. La questione dei lavoratori non attiene, diciamo, al fatto se la gara d'appalto la fa il comune o la fa l'ambito, perché comunque le norme sulla concorrenza, le norme su, come devo dire, sugli appalti, comunque vietano ai comuni, come devo dire, inserimenti diretti anche di persone, come devo dire, qualificate ma senza lavoro. Ecco, ormai diciamo, il ruolo dei comuni è limitato. No, non è limitato, come devo dire, è orientato al servizio offerto ai cittadini nella sua globalità, ma non c'è più il margine che c'era prima nell'orientare alcune scelte campanilistiche, mettiamola così. Con i mercati elettronici per fare le gare o per fare gli acquisti, capita, che è capitato anche a noi, che vincano aziende nel nord. Può capitare anche il contrario, che aziende del sud vadano a vincere appalti altrove. Ecco, le norme sulla concorrenza sono inderogabili perché siamo all'interno dell'Unione Europea, quindi non penso si possa fare marcia indietro. Dopodiché dico che gli ambiti, lì dove funzionano, sì, vanno a ottimizzare le risorse, a noi va bene. Noi per esempio nel sociale, siccome siamo avanti da anni, non abbiamo mai avuto un problema come ambito, siamo avanti, nel senso che le gare di ambito a noi permettono di risparmiare qualche soldino e di avere un servizio migliore. Nel campo dei rifiuti a noi ci è andata bene, noi siamo proprio il primo aro, il nostro aro è stato il primo aro a fare la gara di ambito. Gli altri hanno avuto problemi e sono d'accordo, perché mettere insieme tanti comuni con situazioni diverse è stato un dramma. Però quando anche loro arriveranno a gestire la gara unica di ambito, avranno anche loro un servizio, diciamo, con maggior vantaggio per i cittadini. Dopodiché il vero problema non è tanto la raccolta, ma è lo smaltimento, purtroppo, è quello che ci penalizza. Penalizza anche i comuni virtuosi come il nostro, che hanno una raccolta differenziata alta, un servizio che comunque non è troppo esoso, però comunque la tassa è alta perché sullo smaltimento paghiamo tanto, perché conferiamo spesso fuori dal nostro ambito. Questo è il vero problema. Ed è un problema comune a tutta la Puglia e ci portiamo dietro, purtroppo, un problema che ci portiamo dietro da più di 30 anni. Dario D'Urso. Dario? Dario? Prego. Hai disattivato l'audio, Dario? D'Urso, hai disattivato l'audio, sì. Mi sentite? Sì, perfettamente. Io concordo con quanto detto dall'assessore e anche quanto detto da Francesco Rossielli. Chiederò adesso al consulente Francesco Rossielli di dare magari un suggerimento, dare un'indicazione magari su come poter accedere a delle provvidenze di tipo emergenziale, cioè quali siano i requisiti, soprattutto l'iter procedimentale.
per poter beneficiare di una serie di misure di tipo emergenziale. Prima però, ecco, a completare magari quello che è stato detto finora, mi sento di dire che concordo con l'idea che i provvedimenti, le misure straordinarie di tipo emergenziale devono diventare il prima possibile l'eccezione. Se ci abituiamo, creiamo assuefazione all'idea del sostegno, diventa, allora questa non è una strada che porterà un assistenzialismo. Perfetto, l'assistenzialismo deve essere una misura eccezionale e tale deve rimanere, bisogna incominciare a pensare al futuro in maniera sistemica, in maniera strutturale, perché l'Italia deve ripartire, deve crescere, dobbiamo far finta che questo sia un punto zero, anche perché la crisi italiana riviene dal passato, diciamo che la pandemia ha esasperato delle crisi endemiche, delle crisi di sistema, delle mancanze strutturali che poi passano attraverso la crisi del lavoro e delle imprese. Bisogna, secondo me, concludere, cessare anni e anni di dialettica e di conflitti tra lavoro e datori di lavoro, cioè i lavoratori e i datori di lavoro mai come in questo periodo viaggiano sulla stessa barca e devono affrontare il problema insieme. Non si può risolvere un problema di questa portata continuando a scindere, a dividere, a bipartire le posizioni tra datori di lavoro e lavoratori. Se non si aiutano le imprese non si aiuta il lavoro, se non si aiuta il lavoro non si aiutano i consumi. Quindi in questo momento le manovre devono essere di ampio respiro, devono diminuire, come diceva giustamente Francesco Rosselli, i costi, perché i costi sono quelli che ammazzano le aziende, le imprese, anche i piccoli esercizi commerciali. Ci sono esercizi qui sotto la nostra sede, in Via Melo, a Bari, chiusi, c'è centinaia di saracinesche abbassate. Perché? Perché gli affitti continuano ad aumentare, perché i proprietari di casa giustamente non si mettono una mano sulla coscienza, non c'è stato un intervento, un sostegno proprio per eliminare i costi di gestione. E quindi di fatto i finanziamenti, le provvidenze, le sovvenzioni coprivano soltanto una minima parte dei costi, quindi non consentivano non solo di rilanciare l'impresa, ma neanche di sopravvivere. Quindi, cosa chiediamo a Rossiello allora, ad Urso? Io volevo chiedere a Rossiello come fare per superare, cioè, allora il reddito di cittadinanza giustamente ha dato una visione critica, perché lasciando perdere i casi di irregolarità, perché ci sono moltissime persone a nero che hanno lavorato e hanno percepito il reddito di cittadinanza, quindi, ma questi sono elementi patologici che purtroppo subentrano sempre. Cioè, e sistemi di questo genere, come fare per accedere e soprattutto come aiutare l'impresa ad assumere i lavoratori per far sì che ci sia un connubio, si riprenda a dialogare in senso in un'unica direzione, in una via monodirezionale, senza dicotomie, senza conflitti. Cioè, come fare a sostenere da un lato il lavoro, ma in primis l'impresa, cioè favorire l'imprenditore ad assumere non nel breve con contratti a tempo determinato, contratti mensili, con contratti di ampio respiro, favorendo anche magari la solidità del rapporto, perché se non c'è solidità del lavoro e continua a esserci precariato, non ci saranno mai consumi. Qual è, secondo Rossiello, il meccanismo per consentire, se c'è o se può prevedersi in futuro, un meccanismo che consenta alle imprese di stabilizzare i lavoratori? Grazie. La prima risposta che mi viene in mente è sempre l'abbassamento dei costi. Non c'è stabilizzazione del lavoratore perché il costo è elevatissimo. Quindi l'impresa tende a, nel momento che finisce qualsiasi tipo di agevolazione, riassumere un altro dipendente, pure se perde tempo nuovamente a riformarlo, ma prende nuovamente un apprendista che costa un quinto di un operaio normale. Questo è, nel momento in cui non si riducono i costi, che sono elevatissimi, non si può mai stabilizzare, tranne se non parliamo di qualifiche di altissimo profilo, quindi chiaramente quelle ci sono, quindi, ma parliamo del medio profilo, del basso profilo, quindi quel dipendente che può essere sostituito. E quindi l'azienda preferisce sostituire il dipendente, ma non subaccarsi quei costi. Chiaramente
c'era la norma del chi assumeva, colui che era il reddito di cittadinanza, l'impresa non pagava i contributi, ma vorrei vedere un consulente che riesce a disbrigare quella pratica. Sono norme complicatissime, impossibili. Chiaramente un elemento sostanziale, ad esempio di usufruire dell'agevolazione, è che l'impresa si regola con i contributi. Ma come in questo periodo, qualsiasi azienda non è in regola con i contributi, come posso usufruire dell'agevolazione se non sono in regola con i contributi? Il DURC, quel DURC. Il DURC è un elemento essenziale, adesso anche gli istituti chiedono il DURC online, quindi chiaramente non posso soffrire di nessun tipo di agevolazione se non ho il DURC positivo. Ma in questo momento non ci sono ulteriori rateizzazioni che l'impresa possa usufruire. E questo crea quegli sconti. Il legislatore non convoca i professionisti del settore per capire queste cose. Io molte volte ho scritto anche a Boccia nell'anno scorso di sentire i professionisti nel come applicare la cassa integrazione. Non ci hanno ascoltato. Hanno seguito una strada completamente sbagliata. Chiaramente quando Conte va in televisione e dice che il 14 aprile arriveranno le casse integrazioni, il 15 aprile giù nel mio studio c'erano 100 persone che volevano la cassa integrazione. L'ha detto Conte in televisione, ma era tecnicamente impossibile. Quindi tutto questo comporta dei cortocircuiti che creano disagio. Questa è la risposta, cioè abbassare i costi e cercare di intravedere quelle figure necessarie all'impresa e formarli, ma formare veramente, non con i corsi di formazione che fanno la regione e la provincia, che sono solamente delle perdite di tempo. Formare ad esempio anche dei ragazzi delle scuole, venire presso gli studi a lavorare, noi li accogliamo a braccia aperte, sono i primi ad accogliere persone che vengono dagli studi, non la formazione che fanno gli enti, perché quelle là chiaramente sono perdite di tempo, e non si forma mai nessuno, e nessuno mai viene assunto da chi si forma la regione o la provincia, perché sappiamo tutti che sono solamente degli accrediti che danno dei benefici, ma non danno nessun tipo di agevolazione. Quegli sgravi, quelle agevolazioni che si hanno alla prima assunzione, specialmente per i giovani, dopodiché dopo un certo periodo svaniscono. E certo. Invece dovrebbe essere quella tassazione iniziale, lei dice, la normalità per tutti, affinché possano essere più persone inserite. E i costi sono elevati. Il DURC, lo diciamo per chi non mastica di questi argomenti, il documento di regolarità contributiva, dico bene Francesco, non vorrei sbagliarmi, ecco, perché sa, qua ci sono tanti, ci sono, sì, prego. Il qualsiasi tipo di agevolazione che anche i comuni stessi chiedono, hanno bisogno del DURC. Molte imprese in questo momento non chiedono il DURC, che cosa fanno? Chiudono quell'impresa, ne aprono un'altra affinché possano avere la regolarità contributiva, ma non si va mai a centrare il problema quale possa essere. Quindi si creano sempre degli escamotaggi, e questo siamo bravissimi noi italiani a farlo, ma non si va mai al centro del problema. E quindi questo crea squilibrio. Questo è tutto. Mara, ci sei Mara? Non è che hai cambiato canale, Mara? No, ci sono. E che domande vuoi porre tu ai nostri ospiti? Cosa vorresti approfondire? Ma diciamo che è una materia ancora in evoluzione, per quanto diciamo mi piacerebbe poterci dare appuntamento a settembre, quando ci diremo che i ragazzi sono tornati a scuola, che comunque i negozi sono tutti aperti, che comunque siamo quasi tutti vaccinati, diciamo mi piacerebbe tanto riprendere questo argomento con delle novità importanti, davvero io spero soltanto questo, anche perché ci siamo resi conto che anche il governatore non è nelle condizioni di dare delle regole precise, e l'ha detto Francesco ancora oggi, 1° luglio, ma in realtà non parte il sistema. Accesso telematico alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, io vorrei proprio chiedere a Rossello, ma questa piattaforma quante volte al giorno si blocca? Cioè, perché alla fine tutto bello, tutto diciamo così a livello cattedratico, però sappiamo benissimo che anche i benefici che concede l'INPS, pensiamo al bonus mamma domani, tutti questi bei sistemi che diciamo si ottengono direttamente diciamo collegandosi al sito online, sappiamo benissimo poi che non funzionano in maniera tempestiva, in maniera concreta e vicina alla gente, quindi ancora una volta ci sarà il grande lavoro che farà il consulente, che faranno i CAP, che faranno diciamo gli assessori, i servizi sociali e anche noi, perché no, anche noi accogliamo gente, quindi alla fine c'è sempre da rimboccarsi le maniche e continuare a lottare, come dicevo, con l'auspicio che possiamo risentirci tra qualche mese con delle prospettive diverse. Io spero tanto che possa andare così, ecco. Che dire, cioè
Penso quindi... che anche il discorso che ha detto Michele è molto importante, perché alla fine, al di là del momento temporale che ci fa pensare al bonus vacanza, che per fortuna è stato, diciamo, prorogato, quindi ancora l'anno prossimo si potrà utilizzare, però quello che penso in questo momento è a essere vicini ai ragazzi, a far sì che, diciamo, questo periodo possa essere vissuto da loro con più serenità, con questi ausili che possono essere questi centri estivi, e comunque con una ripartenza che non sia la didattica a distanza. Questo, diciamo, è quello che spero. Proprio, diciamo, parlavamo di aiuti alle famiglie. Secondo me un aiuto grandissimo alle famiglie, oltre quello economico, è proprio quello di sentire i figli in un mondo diverso, cioè quello loro della scuola, quello reale e concreto. Ecco, quindi questo, ecco, è un po'... Sì. Sarebbe proprio il caso di dire che, visto che i regolamenti attuativi sono tantissimi da elaborare, che qualcuno, se non andrà in vacanza e resta a Roma in qualche stanza a lavorare, farà una cosa buona e giusta al proprio Stato. Ecco, perché come i comuni stanno chissà fino a che tarda ora e ricevono a casa telefonate, eccetera, eccetera, così devono fare questi nostri amici signori che stanno nei piani più locati, e se hanno 100 regolamenti da rendere attuativi lo facciano. Quando c'è da lavorare, quando c'è uno Stato che deve recuperare il PIL cosiddetto perduto, e deve darsi da fare, non può pensare che il povero cittadino possa aspettare mesi e mesi per un regolamento attuativo. Allora, io penso che possiamo concludere, se non avete altri interventi. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Rossiello, vuole aggiungere qualcosa o possiamo concludere? No, per me va bene così. No, perché non vorrei che Rossiello voglia fare una domanda all'assessore e l'assessore voglia fare una domanda a Rossiello, perché può anche succedere questo, o no? Siete soddisfatti entrambi? No, non ho domande da fare, però se lui la vuole fare è pronto a rispondere. Rossiello, forza, forza, approfitti dell'occasione. No, vorrei solamente che la politica sia veramente più attenta al cittadino, meno burocratizzazione di ogni situazione. Come diceva Mara prima, noi le case integrazioni le abbiamo inserite la notte perché il sistema non funzionava. Quindi chiaramente, per fortuna non ho avuto il Covid, ma altrimenti era pronto il mio letto per stare allo studio, perché io pensavo prima alle persone che non potevano mangiare, quindi la casa integrazione era una priorità per me, ma soprattutto per loro. Quindi non mettere mai il paletto politico per dire ho messo la bandierina politica per fare una mia istanza, ma cercare di costruire dal basso verso l'alto. Il reddito di cittadinanza è questo, è un caso, è stato errato proprio il funzionamento, perché si è creato di mettere il tetto, ma non si sono create le basi per un futuro. Qua. Quindi la politica deve burocratizzare il più possibile e rendere proprio facile le cose. Fare 1000 domande per il bonus, ma lo Stato già conosce i dati di ogni dipendente, di ogni impresa, di ogni cittadino, di ogni situazione. Sono loro che ci devono chiedere, invece c'è sempre noi che dobbiamo dare, compreso un comune, vuole sempre documenti, vuole sempre carte. Sono loro che ci devono chiedere e noi rispondiamo. Quindi ci deve essere un ribaltamento della situazione, partendo proprio dai comuni. Per non parlare di quelle raccomandate che arrivano, ci lasciano l'avviso nella cassetta postale e poi deve andare a fare la fila alle poste anche in periodo di Covid, quando c'è la posta elettronica certificata che lo Stato ci ha costretto a che fare, a pagare, perché anche questo è un costo. Insomma, c'è tanto da dire, ma non possiamo approfittare di Francesco Rossiello, seppure sia consulente del lavoro, e quindi dobbiamo licenziare, tra virgolette, anche lui, avrà le sue cose da fare, anche perché orario di cena, non vogliamo abusare nemmeno dei nostri telespettatori, delle nostre telespettatrici. Ringraziamo quindi Francesco Rossiello, il dottor Michele Sollecito, assessore alle politiche sociali ed educative del comune di Giovinazzo, il presidente Scaglioti, Dario D'Urso, coordinatore di questo SOS Coda con sfilo diretto contro il Covid, di questo progetto, e in ultimo, ma perché è più importante degli altri, non me ne vorranno, visto che questa puntata era dedicata e andrà in replica al sostegno alle famiglie in era Covid e quindi alla sede di Giovinazzo, grazie Avvocato
Mara Foglio. Un saluto a voi tutti, grazie tante. Il prossimo appuntamento, buonasera. Il prossimo appuntamento è dove ho messo il foglio, ho perso il foglio. Insomma, il 17 giugno è il prossimo appuntamento e parleremo del Covid e dell'amministrazione dei condomini con la sesta puntata. Grazie a voi tutti.